Eccoci bentrovati, cari amici e cari amiche, è un piacere ritrovarvi qui per Da Casa Con, naturalmente come ogni mercoledì da quasi 4 anni, e esploriamo sia su questo canale, sia su YouTube, sia come podcast su Spotify, e sia attraverso le radio. Qui, e consentitemi un ringraziamento sempre di cuore a Gianni Ricci e a tutti gli italiani che ci seguono da oltre 60 paesi nel mondo. Dicevo, esploriamo i punti di svolta nella vita dei protagonisti della nostra trasmissione, che sono anche protagonisti della nostra società, persone che, come dico sempre, hanno uno sguardo attento, uno sguardo particolarmente capace di analisi, di riflessione rispetto a quello che sta succedendo nel mondo. E quindi sempre con garbo, con delicatezza, ma cerchiamo anche di conoscere le loro vite. Io vi chiedo, come sempre, naturalmente, di condividere questa conversazione. Soprattutto chi ci segue naturalmente via Facebook. Ringrazio le 200.000 persone, oltre 200.000, che ci ascoltano e ci seguono sempre via radio, e vi anticipo che risponderemo ai commenti, ai saluti, alle osservazioni per quanto riguarda Facebook, nei commenti, così cerchiamo e riusciamo a stare nei 30 minuti che Gianni Ricci ci consente senza tagliare via radio. Bene, allora parlavamo di punti di svolta, parlavamo di momenti simbolicamente, emblematicamente forti che condensano dei passaggi importanti della nostra vita, che sicuramente sono fatti anche di tanti altri piccoli step che poi si condensano in un momento più forte. E allora partiamo proprio da qui, chiedendo a Alberto Avetta, consigliere regionale della regione Piemonte, quali sono stati i punti di svolta della sua vita. Io sintetizzo proprio per lasciargli il più possibile la parola. Alberto, grazie per essere qui, e quindi attraverso questa domanda molto molto aperta, naturalmente come sempre, ti lascio raccontare, perché tu non solo sei un politico, io così in maniera molto sintetica ho detto consigliere regionale, ma non sei e non sei stato solo questo, attualmente ti occupi anche di altro, ma anche in passato, appunto, i momenti di trasformazione sono stati alcuni, quelli che tu ci vorrai raccontare. Bene, grazie Laura, grazie davvero dell'ospitalità e grazie a tutte e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Intanto, insomma, registro con piacere che hai avuto un grande garbo nel sottolineare il fatto che non sono più un ragazzino. Ti No, ringrazio per questo, visto che insomma, assolutamente. qualche punto di svolta, qualche punto di svolta l'hai fatto con garbo e gentilezza, quindi lo raccolgo con grande piacere. No, scherzo, mi permetto, visti anche insomma, i rapporti di amicizia e di No, stima nei tuoi confronti. certamente. No, lo dico scherzando, scherzando, ma fino a un certo punto, sai che scherzando si dicono un sacco di cose serie. Sì. E, punti di svolta ce ne sono stati tanti nella mia vita, sia professionale, sia diciamo così, politica, se così vogliamo chiamarla, di politica locale. Guarda, cioè il primo momento. Cerco di sintetizzare, tu mi hai chiesto di dirne alcuni, poi chiaramente mi puoi interrompere, mi puoi chiedere quello che No, vuoi, se no, c'è qualcosa che ti certo. incuriosisce più di altro. Lo so che lo fai, ma comunque te lo dico, no, ci mancherebbe Grazie. altro. Guarda, io ho studiato, mi sono laureato in legge a Torino, faccio l'avvocato, e il primo punto di svolta che ha segnato un po' la mia vita professionale, guarda, è avvenuto a Strasburgo, perché io lì ci sono andato negli anni 90, mentre frequentavo il secondo o terzo anno di università. Fui selezionato in una borsa di studio che dipendeva insomma dall'esito dei tuoi esami, dalla media esami, per diritto privato comparato. E lì c'è un legame ormai storico, già allora c'era di diritto internazionale comparato appunto con la nostra facoltà qui di Torino. E lì io ho incontrato le persone con le quali poi ho condiviso. Tutte torinesi, qualcuna anche milanese, ma insomma ci siamo
c'è stato da quel momento in poi è nata un'amicizia, un legame forte, e non a caso tra queste persone, cioè ancora alcune di queste sono miei soci di studio, quindi diciamo con queste persone lavoro, quindi da quegli anni, dall'inizio degli anni 90, ci siamo innamorati, fidanzati e poi abbiamo continuato questa esperienza perché sa bene chi ha esperienze, diciamo così, societarie. Quando dico societarie intendo come avviene negli studi professionali, società tra persone, quindi in realtà è un po' come essere sposati, insomma, la sostanza è quella, alla fine conosci pregi e difetti e cerchi di trovare un punto di equilibrio e di sopportarti reciprocamente, però devo dire che le cose sono andate bene e Beh, quindi quindi avete da seminato allora bene da siamo tutte le rimasti. parti, eh. Abbiamo seminato bene, questo non lo so, lo lasciamo dire agli altri, però diciamo che da quel momento ho avuto la fortuna di conoscere persone con le quali ho sviluppato appunto un'attività professionale che insomma, ci gratifica e soprattutto e poi quella che mi ha consentito di fare poi anche la mia attività di politico, amministratore locale, perché tutti sanno bene, coloro che appunto fanno attività amministrativa, attività politica, tu lo sai bene, Laura. È molto difficile mantenere anche un piede dentro la professione. Io questo l'ho fatto come scelta di vita, ho scelto di mantenere un piede nella professione perché ti tiene legato alla realtà, ti tiene legato ai Chiaro. problemi, avere una partita IVA ti fa rendere conto di quanto sia difficile per chi ha una partita IVA arrivare a fine mese, pagare le spese, insomma, il fatturato, tutte le cose che sappiamo che diciamo che ti tengono dentro la realtà vera, la realtà delle persone vere. E molto spesso diciamo che la politica è un po' slegata dalla realtà delle persone comuni. Io ho cercato anche per questo di darmi questo doppio binario che davvero mi ha consentito di mantenere, per quanto possibile, un certo equilibrio anche dal punto di vista appunto del rapporto tra la vita dedicata alla politica, pur a politica locale, amministrativa, e la vita dedicata alla professione. E devo dire che appunto è successo a Strasburgo, casualmente ci siamo conosciuti lì e quindi poi quando siamo rientrati a Torino dopo questi 2 anni, in realtà poi abbiamo fatto 2 anni di corso di diritto privato comparato e Grande poi insomma io ho esperienza, sì. fatto sì, una bellissima esperienza che mi ha avvicinato molto al mondo, diciamo così, del diritto europeo, della comunità europea, tanto è vero che io avevo una mezza idea quando ero giovane e diciamo così, meno Sei tranquillo di ancora. adesso, mi era venuta una mezza idea di lavorare, di lavorare alla comunità europea. Poi in quel periodo, dopo mi sono laureato, dopo sono diventato avvocato, era un periodo in cui mio papà non stava bene, insomma, ho avuto un po' di problemi familiari che di fatto mi hanno orientato diciamo, ad avere una vita più stanziale, una vita più. E poi le cose nella vita sappiamo come vanno, non sempre cioè, hai dei progetti, Sì. la vita ti orienta insomma, su alcuni progetti. Secondo momento, quindi primo momento importante è Strasburgo perché lì ho costruito le condizioni che ancora oggi segnano la mia vita professionale e per certi aspetti anche quella politica, perché questa vita professionale e i miei colleghi mi hanno consentito e tuttora mi consentono, perché anche qua posso fare una breve, se mi consenti, una breve parentesi, Certo. ovviamente mi considerano quello che non lavora, cioè per essere chiaro, non è che nel mio Ah. studio sono considerato quello che Che non perde fa tempo niente, ecco. a fare altro. Ed è ovvio che Vabbè, questo è chiaro. certo. Però ormai, diciamo, Vabbè, questo di chi questi fa aspetti politica si sa, no? Ovviamente. Vabbè, cioè, sono questi aspetti io li ironica ho ampiamente perché mi permetto di metabolizzati e esserlo, visto che, insomma, i ruoli hai ragione, diversi, hai però, ragione. ci Vale, occupiamo. insomma, vale anche un po' per te. E quindi io sono considerato quello che non fa niente, però mi hanno sopportato, ormai mi sopportano da 25 anni, insomma, per adesso stiamo andando avanti così. Certo. Secondo momento importante, ne ho individuati tre, poi se tu vuoi mi Sì. spieghi, mi chiedi quello che ti piace. Secondo momento importante, allora io la prima volta mi sono candidato con la Bresso nel lontano 99 in provincia, fui primo escluso alle provinciali. Poi dopo la Bresso capì che ci poteva investire un pochino Sì, su sto che c'erano ragazzo, delle su sto giovanotto di bella potenzialità, speranza. ecco, Che c'era importanti, qualche sì. piccola potenzialità,
No, volevo dirlo in modo che non sembrasse che me la racconto da solo, per essere chiaro. Comunque mi nominò NTP, allora era un'agenzia che si occupava degli investimenti a Torino e Piemonte. Il presidente era il compianto, che venne a mancare in un incidente stradale, ricorderai, Andrea Pininfarina. Ah, E sì. lì feci un'esperienza, sì, purtroppo ebbe un incidente negli anni 2000, inizio anni 2000. Feci un'esperienza molto interessante. Con questa esperienza io consolidai i miei rapporti con la Bresso e poi arrivò, voi sapete, insomma lo dico, tu lo sai Laura, ma magari non tutti gli ascoltatori lo sanno, sono diciamo di origine pugliese, Eh sono sì, infatti questo lo volevo canavesano, sottolineare, sì. certo. Canavesano del pugliese. E Una zona a quel punto bellissima. c'erano elezioni comunali, sì, molto, sì, molto. C'erano le elezioni comunali di Ivrea, quindi c'era questa opportunità. E quindi, grazie ai buoni uffici con la Bresso, grazie al fatto che allora non c'era ancora il Partito Democratico, io arrivavo dall'esperienza, ero dentro l'esperienza della Margherita, qualcuno se la ricorderà, forse tu Laura te la ricordi Certo. anche tu. Insomma, mi suggerì, insomma, perché non provi un'avventura politica di Ivrea, perché insomma, c'hai 30 anni, è una cosa che può funzionare ed può essere già una città che ci consente di avere uno spazio anche Eh politico sì. interessante. Io raccolsi diciamo, questa opportunità. Nel frattempo, però, mi ero sposato, e nel frattempo, Daniela, mia moglie, era anche rimasta incinta di Pietro, il nostro primo figlio, che avrebbe dovuto nascere, aveva la scadenza, diciamo così, del percorso dei 9 mesi, della gravidanza, tra il 25 e il 26 di maggio, si votava il 25 di maggio, se non ricordo male. Quindi eravamo un po' in apprensione, perché, insomma, io candidavo, insomma, Caspiterina, nasceva sto bambino, primo figlio. Avevo 30 anni, insomma, la situazione, che come puoi immaginare generava qualche tensione anche familiare. Certo. Pietro, che è un ragazzo molto intelligente, pensò bene di nascere il 2 di maggio, quindi anticipò di un mese, la sua venuta al mondo, e Capito questo subito. ci consentì di. Ha capito come funzionava, sicuramente ha sentito che c'era un po' di tensione a casa, ha capito che era meglio darsi da fare. Nacque il 2 di maggio, quindi mi liberò tutto il mese di maggio per fare la campagna elettorale e devo dire che portò molto bene. Io fui il primo eletto ad Ivrea, in consiglio comunale, e l'allora sindaco Griguela, con il quale, che era un grande amico di Bresso, sono una persona che è stato un sindaco importante per la città di Sì. Ivrea, mi nominò subito assessore, perché ero stato quello più votato, ero giovane, insomma, c'era una Sì. Quindi situazione, diciamo così, un che grande mi anno, consentiva grandissimo. di poter fare questa scelta. E grazie al fatto che Pietro, insomma, Pietro mi ha portato bene, ecco, mettiamola così. Eh sì. E da lì in poi nasce questo percorso, diciamo così, politico-amministrativo, seppur locale, però già in una realtà Eh sì, importante, c'è una perché Ivrea è realtà grande, sì. intanto una realtà grande, ma insomma una città che ha anche Sì, una sua storia importante, l'Oliveti, le cose che sappiamo Ivrea. bene. Da lì in poi io faccio un percorso faccio l'assessore 5 anni con lui, poi ancora un anno con il sindaco successivo che fu Carlo Della Peppe, poi mi candidai in provincia con Saitta e anche lì Saitta mi nominò assessore e da lì feci chiaramente un salto di qualità importante perché fui nominato assessore alla viabilità della provincia. Ricordo quando Saitta, che tu conosci bene Laura, Sì. mi diede questa, mi disse che mi avrebbe dato le deleghe alla viabilità della provincia, che erano deleghe, probabilmente è un po' come la sanità in regione, la delega più importante. Io lo Certo. guardai e dissi: Oh, ma io, Antonio, io faccio l'avvocato, cioè mi dai la delega alla viabilità. Sì. Cioè, sono rimasto un po' così. E lui, da amministratore, diciamo così, di grande esperienza, da politico importante di lungo corso, disse: Non ti preoccupare, Alberto, che insomma lo faremo insieme, lo faremo con. E così è stato. E devo dire che l'esperienza che io ho avuto in provincia è stata un'esperienza che mi ha molto segnato positivamente, perché quello è stato un ente. È stato un peccato abbandonarlo, probabilmente, è stato un peccato, ma mi ha consentito poi anche, tu sai che poi abbiamo, insomma, avuto la fortuna, o la sfortuna, l'onere, chiamalo come vuoi, o l'onore, di gestire poi la fase successiva, perché Saitta poi alla fine dei 5 anni della provincia, quindi siamo intorno al 2014, se non ricordo male, mi nominò, scusami, vicepresidente della provincia, perché la legge prevedeva che il presidente della Repubblica, allora era napolitano, nominasse il vicepresidente come sostanzialmente il presidente reggente
per la trasformazione da provincia a città metropolitana. Quindi gestì tu quel Sì, passaggio quel molto complicato, perché non passaggio c'erano che risorse, non c'erano soldi. conosciate. È stato un passaggio veramente molto faticoso, però al tempo stesso anche molto avvincente, molto avvincente. Nel frattempo poi mi è nato anche il secondo figlio, che è Vittorio, che insomma altrettanto ha portato bene, perché anche quell'anno c'erano state le elezioni, erano andate bene, ma comunque. Vi salutiamo tutti e due, anzi Dicevo, tutte e tre, compresa li Daniela. salutiamo tutti e due, compro Daniele. E dicevo, fu un passaggio importante anche quello, perché mi consentì a quel punto di pa fare il passaggio da provincia a città metropolitana. Poi, come ricorderai, Fassino era sindaco di Torino, quindi diventa automaticamente sindaco metropolitano. Ci Sì. furono le elezioni metropolitane e lì ci fu un passaggio per me molto importante, perché fui, credo di essere rimasto ancora oggi, lo dico con orgoglio, non vorrei sembrare presuntuoso, però sono stato votato, il più votato, sia dai. Sapete che in città metropolitana il voto è un voto di secondo livello, quindi vieni votato dai colleghi, dai Sì. consiglieri comunali, dagli assessori, dai sindaci. Presi 500 preferenze, che credo nessuno abbia mai raggiunto ad oggi, però se mi sbaglio non lo so, ma non credo. E fui più votato sia per Complimenti, sì. quote sia per teste. Quindi fu un passaggio molto importante, di cui sono molto orgoglioso, che rivendico con grande orgoglio, perché dico sempre che io ebbi quel risultato nonostante nei 5 anni di provincia, diciamo su 90, su 100 richieste dicevo 99 no e un sì, 99 no e Ebbene, un sì. sì. Quindi vuol dire sì, no, sono molto orgoglioso di questo, perché vuol dire che le persone, quando anche in politica, questo lo dico seriamente, al di là delle No, battute, quando le guarda, questioni le concordo. spieghi, quando spieghi le ragioni e Sì. quando fai la fatica di spiegare per quale ragione non puoi, diciamo così, accondiscendere a quella richiesta, le persone generalmente lo capiscono. Sì. Cioè, il problema della È molto spesso, il problema della proprio, politica è no, hai che detto noi una cosa non facciamo. importantissima che condivido, insomma, sicuramente tu hai una esperienza molto Certo, tu sei maggiore una della collega, mia, quindi. ma anch'io, e non sono una da, appunto, non approvo, non condivido le false promesse che poi sono quelle anche che rovinano, no, l'immagine No, no, di se sei, guarda. parte Nel della medio-lungo politica. periodo, se vieni percepito come una persona, diciamo così, seria, che non racconta storie, Sì. paga. Magari nell'immediato hai qualche difficoltà in più, ma nel Sì. medio-lungo periodo è una questione che paga, e io sono davvero molto orgoglioso di avere, perché in fondo io rimango un amministratore, cioè la politica per me è fare amministrazione, fare cose concrete. Da lì in poi sono stato vice sindaco con Fassino, altra esperienza molto gratificante, perché devo riconoscere a Fassino il fatto che sono. Stiamo parlando di fuoriclasse della politica, Sì. può piacere o non piacere, c'è chi piace, Sì, però insomma, parliamo no. di persone di Sì. grandissima cultura, sia Sì, umana la sia statura politica, e quindi ho altissima. avuto la fortuna di stare al fianco di persone come Griguela, il sindaco di Ivrea, Saitta, presidente della provincia, Fassino. Insomma, per tanto che tu sia, faccia difficoltà, qualche cosa ti rimane, come ti avevo Sì. detto io. Ho avuto una grande fortuna di No, stare al fianco di persone da cui ho no. Di cercato, con tutti i miei imparare limiti, sempre, sì. insomma, di recuperare Sì, delle cose, sì. perché magari non è che ti insegnino, però l'aria la Sì. respiri. E da lì in poi ho fatto la cosa, e poi finisco, se No, no, prego, hai posso ancora tempo, dire abbiamo questo. tempo. So, dimmi tu, se mi devi interrompere, interrompimi, non No, voglio, io ti diciamo, ascolto con se ti attenzione, sembro come noioso, sicuramente sbaglio. gli amici che ci stanno seguendo. E da lì in poi ho poi fatto la cosa che probabilmente è quella più gratificante, che sicuramente tu mi darai ragione, sono sicuro, preventiva, lo dico preventivamente. Ho fatto il sindaco del mio paese, di Cossano Canavese. Mio papà è stato sindaco 40 anni di questo paese, quindi glielo dovevo anche, ed è mancato nel periodo in cui ero sindaco, glielo dovevo anche umanamente, era una cosa che mi sentivo di Sì. fare, sempre nel passaggio tra provincia e città Sì. metropolitana. Per fare vice sindaco, la cosa, diciamo, l'elemento propedeutico era che diventassi sindaco, consigliere comunale, Certo. ma comunque c'erano le condizioni perché io potessi fare sindaco, l'ho fatto con grande piacere, e quello mi ha consentito di fare l'esperienza altrettanto, forse più gratificante, che quella di presidente dei sindaci piemontesi. Questa è stata forse l'esperienza, presidente Sì, dell'ANCI, è stata l'esperienza più gratificante per me, tu sì, è hai stata veramente davvero una un bellissima cursus esperienza. honorum pazzesco, perché
Ma no, sono andato, cioè, ho fatto delle cose che mi piacevano, sì, ho fatto nella vita cose che mi piacevano. Complimenti, è Ho fatto vero. molta cooperazione internazionale, quello mi ha consentito di fare molta cooperazione internazionale, molte cose. Da presidente dell'ANCE avevamo avviato, guarda Laura, potrei raccontare per ore, abbiamo avviato una bellissima iniziativa insieme all'allora prefetto che era Renato Saccone, Ah qualcuno se lo ricorderà, tu te lo ricorderai, è sì. stato poi prefetto a Milano. Sì. Dopo Torino, è stato prefetto a Milano, è una persona di grande spessore umano e professionale, perché se no non passi da Torino a Milano, evidentemente, Certo. quindi se l'era meritato, perché è stato evidentemente un upgrade, e poi è andato in pensione pochi mesi fa, credo. E con lui sviluppammo in tutta la regione Piemonte un grandissimo progetto di accoglienza diffusa. Fu un grande progetto coordinato dalla prefettura di Torino su tutte le prefetture piemontesi. Fu un grandissimo progetto e mi spiace molto, diciamo così, che poi sono arrivati i decreti Salvini, le cose che sappiamo, Eh insomma, sì, adesso qua entriamo in purtroppo argomento, delle chiusure ci sono state poi diciamo, non da è stato poco. sprecato tutta quell'esperienza che, Sì. no, è stata un'esperienza straordinaria. Dico ancora questo, nel mio paesello, quando io divento sindaco, un anno dopo, mi arriva la notizia che una cooperativa aveva preso una casa e che mi portavano 25 ragazzi subsahariani. Come puoi immaginare, essendo un paese, insomma, abitato prevalentemente da persone di una certa età, insomma, qualche problema me lo sono posto. Devo dire che dopo 2 anni siamo riusciti non solo a gestire l'accoglienza, che poi è diventata sostanzialmente integrazione, ma dopo 2 anni, 2 anni e mezzo sono stati questi ragazzi straordinari. Arrivarono i decreti Salvini, noi eravamo riusciti tramite l'ANCI a far trasformare l'accoglienza, che era un'accoglienza straordinaria, i famosi CAS, l'avevamo Eh sì. trasformato in SPRAR, ve li ricorderete gli SPRAR, Sì. qualcuno sa di cosa sto parlando, insomma, il passaggio da accoglienza a integrazione, per essere, diciamo, per farla breve. Arrivarono i decreti Salvini, quindi i ragazzi furono spostati. Stati, nel senso, finì quell'esperienza, e mi ricordo che lo dico così con affetto, le mie vecchiette cossanesi piansero quando salutarono i ragazzi che se ne andavano, perché Dai. era stata davvero Grande. un'esperienza di grande integrazione. Sì, guarda, un momento bellissimo. Sì, nella nostra piazza, Bellissimo. tutte le persone li salutavano, ciao, e con qualcuno siamo ancora in contatto. Qualcuno di questi ragazzi vengono ancora, perché qualcuno, per fortuna, è riuscito ad avere i permessi di soggiorno umanitari, quindi sono rimasti a lavorare in Italia e vengono ancora a trovare le loro, tra virgolette, le loro vecchiette, insomma, le chiamo così con Bellissimo. affetto. Complimenti. E, E sì, è queste stata poi molto sono una le grandissima cose esperienza. che, sì, che danno soddisfazione, particolarmente Sì, soddisfazione. no, infatti è per questo che dico che uno, quando fa il sindaco, poi rimane sindaco sempre, Sì. perché sono esperienze che ti segnano, cioè ti segnano il percorso, diciamo così, di vita, il percorso Sì. E anche lo sguardo dal che punto continui a di vista avere sul umano. mondo, perché poi credo quello te lo porti dietro sempre. Certo, sicuramente, sì. Boh, io le mie No, 3 svolte te l'ho e poi, no, detto, e ecco, non poi, so ma no, se. ah, vabbè, te lo chiedo io, c'è stato un passaggio successivo. Perché appunto oggi sei in regione, quindi. Oggi sono in regione, sono molto contento di esserci. Mi auguro, È adesso, insomma, un'esperienza, ci scusa l'interruzione, ricandidiamo. Mi auguro che le un'esperienza cose. molto diversa Dimmi. rispetto a quelle che hai fatto in È precedenza. un'esperienza molto diversa, perché la regione è un ente legislativo, come sai bene, e ci auguriamo di poter poi lavorare insieme, insomma, ma è un'esperienza un po' diversa, perché diciamo, un'esperienza più lontana dalla realtà, diciamo così, dalla gestione ordinaria, dalla gestione da sindaco, un'esperienza un po' diversa. Però è un'esperienza che però ti consente di fare un ulteriore salto di qualità, cioè, almeno dal mio punto di vista, per Sì. le cose che sono riuscito a fare in questi 5 anni, è un'esperienza che ti dà un salto di qualità interessante dal punto di vista politico. Puoi fare cose molto positive anche in regione. Io mi sono occupato e mi sto occupando prevalentemente di ambiente e di trasporti, come sai, la sanità è, insomma, è l'aspetto più Sì. rilevante, tra le competenze regionali. Però io, per No, il però background che hai mi portavo dietro, per le portato esperienze. anche l'esperienza del tuo compito, del No, tuo ruolo in assolutamente, sì. provincia.
Sì, l'ho portata, ho cercato di poi, evidentemente con tutti i nostri limiti che ognuno di noi ha, e che ho certamente anch'io in modo molto evidente, si fa quello che si riesce, anche perché, diciamo, è la prima esperienza che faccio in opposizione. Io ho sempre governato, mettiamola Sì. così. Ho sempre avuto la fortuna di fare esperienze di governo. A parte una breve fase in cui sono stato in città metropolitana, quando il Comune di Torino passò ai 5 Stelle, a Pendino fu sindaco, però in quel caso c'era una situazione molto particolare, perché noi riuscimmo a mettere in piedi una lista molto forte, e che portò a un caso molto particolare, molto strano, per cui Appendino era sindaca metropolitana, ma la maggioranza politica in consiglio metropolitano era del Partito È vero, Democratico, sì. del centro-sinistra. Quindi con noi i conti Appendino doveva, tra virgolette, doveva farli. E riuscimmo comunque a fare anche lì un'esperienza interessante. Proprio questo per dire che di fatto sono sempre stato al governo. Questa è la prima volta che sto all'opposizione, e mi auguro, non so se lo posso dire in questa sede, insomma, di poter dare un contributo affinché. Eh No, sì. noi Sì, puntiamo a certo, ritornare al come puoi governo, per essere dire, chiari, insomma, Alberto, ci vedremo. mancherebbe, anzi, Beh, perfetto. mi sottoscrivo l'augurio, Beh, perfetto. l'auspicio. No, insomma, noi auguriamo a tutti ogni bene, però ognuno fa la sua partita, noi cerchiamo di fare una partita che ci Sono consenta di d'accordo. riportare alcuni valori anche al centro dell'attenzione, perché noi Sì. riteniamo che, senza fare, adesso, al di là delle battute, senza fare comizi, però io mi sono occupato, per esempio, di ambiente, mi sono occupato di trasporti. Cioè, io ho la sensazione che in questi anni si potesse fare un po' meglio. O meglio, io cerco sempre di essere molto oggettivo nelle valutazioni che faccio. Ti faccio solo due esempi, se Sì, posso, se tu certo. non, se ritieni, Come no? interrompimi. Sull'ambiente, per esempio, noi abbiamo un'opportunità importante, che è quella delle comunità energetiche. Eh sì. Sapete, tutti sanno più o meno, ma comincio a capire tutte le persone di cosa stiamo parlando. Sono opportunità interessanti. Banalmente, si tratta di energie da fonti rinnovabili, quindi da noi il fotovoltaico, in altre zone del paese può essere l'eolico, in altre zone l'idroelettrico. Insomma, ci sono tante modalità con cui realizzare impianti, diciamo, di energia da fonte, cioè produrre energia da fonti rinnovabili. Però certamente il Piemonte rischia, ci sono 2 miliardi e 200 milioni per i comuni sotto i 5.000 abitanti che l'Unione Europea mette a disposizione delle comunità energetiche che vengono costituite nei comuni, appunto, sotto i 5.000 abitanti. Considera, Laura, che in Piemonte, su 1.180 o 181 comuni, 1.046 sono con meno di 5.000 abitanti. Quindi io, quando è che, perché dico che si poteva fare di più? Perché probabilmente il Piemonte, dal mio punto di vista, avrebbe dovuto essere una regione che, diciamo, guidava le politiche, questo tipo di politica, con questo tipo di opportunità, i 2 miliardi e 200 milioni che valgono per il Piemonte tra i 230 e i 250 milioni, quindi tanti soldi, avrebbe Caspita. dovuto essere la regione che guidava queste politiche. Eh sì. Invece noi, secondo me, sbagliando, il Piemonte non ha adottato una legge regionale sulle comunità energetiche, ne ha una, ma che deve essere rinnovata, perché è del 2018, quindi sconta, diciamo, il fatto che nel frattempo sia l'Unione Europea sia il Parlamento italiano ha legiferato, i governi e il Parlamento hanno legiferato, e quindi va aggiornata. Altre regioni, così non facciamo politica, diciamo così, non facciamo comizi, tipo la Lombardia, che ha la stessa maggioranza politica nostra, ha legiferato, non solo, ma posta anche 25 milioni all'anno come contributo aggiuntivo alla realizzazione di comunità energetiche. L'Emilia-Romagna fa lo stesso, il Veneto fa lo stesso. Qual è il rischio? È che noi arriviamo a traino degli altri e arriviamo in ritardo. E quando si Ah, arriva in certo. ritardo con questa opportunità, si rischia che poi i soldi, giustamente, vadano ad altre regioni che sono state più Sì, attive di più noi, virtuose, sì. più virtuose, insomma, sono state più Sì, pronte nel cogliere l'occasione. L'altra questione sono i trasporti, insomma, lo diciamo molto spesso, io me ne sono occupato molto. Sul trasporto pubblico locale siamo in grande difficoltà, scusa in se ti particolare interrompo, tra sul l'altro ti trasporto occupi ferroviario. di due Dimmi. elementi chiave proprio rispetto allo sviluppo della nostra regione, del nostro paese. Assolutamente sì. E anche sul trasporto pubblico locale, in particolare sul trasporto su ferro, questa regione in questi anni ha fatto molta fatica, perché non abbiamo investito. Cioè, banalmente, faccio sempre questo esempio che è molto efficace. Noi abbiamo un'età media dei treni, ferrovie regionali, che sta intorno ai 17 anni.
Probabilmente con gli acquisti dei treni, che sono anche quelli che aveva già acquistato, aveva già, diciamo, avviato questi acquisti la Giunta Chiamparino, integrati da quelli che sta acquistando la Giunta Cirio, arriveremo nei prossimi anni ad un'età media di 12-13 anni. Quindi, insomma, miglioriamo, ma Sì. come, sempre età media 12-13 anni dei convogli regionali. Sì. Facciamo un esempio comparativo. Lasciamo stare la Lombardia, che è una regione per tanti aspetti forse non paragonabile con il Piemonte, sia per numero di abitanti, sia per servizi, sia per PIL, prodotto, per ricchezza, lasciamoci stare. Ma banalmente al doppio degli abitanti, sono 11 milioni in Lombardia, 10 milioni qualcosa, noi siamo 4 milioni. Qui non ci paragoniamo con la Lombardia, che è inarrivabile. Paragoniamoci con l'Emilia-Romagna. Bene, noi abbiamo un'età media, ti ho detto, 17, che diventerà 12 nei prossimi anni, 13 nei prossimi anni. In Emilia-Romagna, quando è arrivato Bonaccini, quindi non 30 anni fa, Bonaccini è al secondo Sì, mandato, è sì. arrivato da 7-8 anni o 9 anni, quant'è, insomma, 7-8 mi pare. Beh, l'età media dei treni è passata dall'età media simile alla nostra all'età media di un anno. Cioè, vuol dire che Quindi vuol quella dire che ha regione, rinnovato tutto, tutto. tutto, tutto. E rinnovare i treni, banalmente, dico un'ovvietà, avere treni regionali su cui d'estate c'è il condizionatore, si sta bene, ed è un servizio un po' tipo Frecciarossa. Carichi il telefonino, Certo. via, ci sono, ti puoi sedere, stai comodo, e d'inverno banalmente sono caldi e riscaldati. Significa che molte persone magari decidono di lasciare a casa la macchina, con tutte le Sì. conseguenze positive che ciò comporta. Non dimentichiamoci mai che noi viviamo in pianura padana, che è una delle aree più inquinate in Europa, quindi quella roba lì la respiriamo tutti. E investire, come ha fatto l'Emilia Romagna, su un servizio così efficiente ed efficace, ci mette nelle condizioni gli emiliani e i romagnoli di prendere il treno e di lasciare a casa la macchina. Se noi invece facciamo girare convogli che hanno 17 anni di età, d'estate il condizionatore non funziona, piove dentro, sono in ritardo, sono rotti, sono brutti, sono sporchi, è chiaro che Ah, non, adesso la dico certo. in modo un po' No, brutale, ti non favoriamo, dissuadono fortemente. diciamo così, non favoriamo l'utilizzo dei Sì. treni, banalmente. E anche su questo io registro il fatto che, e lo dico davvero, non voglio cerco di essere oggettivo nella mia valutazione, registro il fatto che il Piemonte sconta qualche ritardo rispetto alle altre regioni, perché Certo. francamente Sì. tutti leggono il giornale, tutti leggono cosa sta capitando alle ferrovie regionali. Ultima questione, hai letto anche tu, credo sia oggi sul giornale, anche ieri c'è stato Cirio e Lo Russo, hanno scritto al ministro, a Salvini, perché la stazione dell'aeroporto di Torino è una stazione che cade a pezzi. Cioè, adesso, Ah, francamente, arrivano i turisti sì, all'aeroporto di siamo Caselli e prendono chiaramente. il treno e devono passare nei locali dove piove dentro, la scala mobile è rotta, devono trascinarsi le valigie. Cioè, ragazzi, Sì. francamente, sono francamente situazioni poco tollerabili e poco accettabili. Generano problemi su di tutti, cioè la ricaduta è una ricaduta negativa che, al di là se sei di destra o di sinistra, è una ricaduta Sì, negativa di cui tutti ci accorgiamo comunque. tutti. Sì, è una questione Ma noi lo pratica, diciamo da anche una anni questione questo. di immagine, Ma certo, sicuramente, insomma. nel weekend di Pasqua arrivano i turisti all'aeroporto, prendono un treno, devono passare dentro il Pozzanghera per poter accedere con le valigie, per poter accedere al treno. No, Francamente, non è io meno male che pensabile. Cirio finalmente abbia deciso di scrivere, dopo aver inaugurato il collegamento in pompa magna qualche Sì, settimana fa, abbia scritto al sì. ministro e abbia detto: ragazzi, così non può andare avanti. Sì. Finalmente, dopo tante interrogazioni che abbiamo fatto, magari qualcosa smuoviamo. Qualcosa si muove anche su questo fronte. E certo, fare Speriamo, opposizione speriamo. non è semplice, Serve, no, è però utile, credo che no, sia certo. molto Non è semplice, però a volte. stimolante. Sì, assolutamente. Soprattutto avendo le capacità, l'esperienza, le competenze, il curriculum che hai tu. Quindi avendo Ma no, una io ho un curriculum, perfezione. cioè, io ho il Sì. mio, gli altri hanno altro, Sì, però devo dire che, però voglio diciamo, dire, siamo, cioè, come dire, ti ringrazio lo dico della per chi stima, ci però, insomma. segue e sa che spesso capita purtroppo che, no, insomma, lo sappiamo, anche l'astensionismo ce lo conferma, non c'è molto amore, molta affezione per la politica e allora fa piacere, come dire.
poter raccontare invece la buona politica, ecco, quella che Ti ringrazio Laura, sicuramente no, non si sai, sai. improvvisa. Eh no, così è. Bene. Alberto, io ti ringrazio, purtroppo davvero il tempo è tiranno, ma so anche che comunque tu sei chiamato dal tuo lavoro che prosegue, quindi è tiranno in tutti i sensi. E quindi ti ringrazio, ti lascio ancora la parola se vuoi aggiungere, No. salutare gli amici e No, grazie poi davvero, grazie davvero a concludiamo. te Laura per questa opportunità, è sempre un piacere. So che le cose che ti ho raccontato sono, diciamo così, un'esperienza che tu puoi capire molto bene, perché insomma anche tu hai ormai hai maturato un'esperienza importante anche dal punto di vista amministrativo e politico, e ti auguro davvero che questa esperienza non solo continui, ma che ci sia insomma, Grazie. un incremento importante. Io te lo auguro davvero di Grazie cuore. Alberto, ti ringrazio di cuore e naturalmente l'augurio dal mio piccolo è reciproco, ecco, se mi posso permettere, perché c'è una scadenza Beh, la tua piccola, importante. adesso non fa scherzi importante, non esagerare, insomma, tu vieni da una città importante, ti ricordo che è la seconda città più Sì. grande in provincia di Torino dopo Torino e una delle più grandi in Sì, Piemonte, perché la se io quinta del sono sicuro che se io Piemonte. chiedessi a Sì. molte persone che ci stanno ascoltando quante città in Piemonte hanno più di 50.000 abitanti, molti non saprebbero rispondere, ma sono molto poche. E Sì, tra queste è c'è vero. sicuramente È Moncalieri. vero, è vero. Sono solo 6. E in Piemonte dici Bene. quante sono più di 50.000 abitanti? 6. Sì, Tutti gli non altri sono sono così piccoli comuni, tante, in medi e effetti. piccoli. No, no, sono più poche, poche, solo Siamo più 6, Torino grandi compreso. di diversi capoluoghi di provincia, ecco, quindi. Assolutamente. Bene. Quindi hai, Bene. diciamo, anche tu vieni da un'esperienza molto, molto significativa. Grazie. Senti, allora io ringraziandoti e ringraziando chi ci ha seguiti, sempre naturalmente pregando di condividere questo incontro, ti saluto, ti ringrazio e spero presto. Grazie Laura, Ecco. grazie a tutti. A te, buona Grazie, a serata e buona presto. serata Grazie a agli tutti. amici e amiche. Arrivederci. Appuntamento a mercoledì della prossima settimana. Ciao Alberto, grazie. Grazie, Buon a presto. lavoro per tutti noi. Ciao.